Arrivammo in questa terra strisciando, vestiti di viscide squame, col sangue raggelato del profondo e i polmoni che bruciavano dopo tanta acqua. Per camminare abbiamo imparato a piegare le ginocchia e spingere di braccia. Per farci eretti abbiamo liberato le mani dalla polvere e lo sguardo all'orizzonte. Ma ancora adesso, a notte, sprofondiamo dentro un buio che ci restituisce sempre a un altro mare. Non si lascia definire la poesia. È un qualcosa che ci attraversa, che si fa attraverso di noi. E al tempo stesso è un fare, è un atto intenso, forte, nel quale diventiamo presenti all'azione. È un po' come il respiro e quanto di più simile ci sia al respiro. Qualcosa nel quale ci ritroviamo, che possiamo testimoniare, che governiamo poco, che si accende in noi e che difficilmente possiamo controllare, se non attraverso la nostra presenza. E la nostra presenza al farsi del respiro, come al farsi della poesia, che ci permette pienezza, una pienezza di esistenza, che ha il sapore di esserci. Ecco, per me la poesia e questo respiro in continuo dialogo tra l'interno e l'esterno, tra quanto riceviamo e quanto restituiamo. E in questo senso credo che questo luogo virtuale che l'associazione Versante Ripido, questo spazio di incontro, questa piazza di incontro tra poeti e poete, tra artisti ed artiste, sia proprio questo luogo abitato dalla poesia, proprio nella capacità di costruire ponti, dialoghi, scambi, sia intellettuali che emotivi, ma anche profondamente umani. Io ho conosciuto Versante Ripido nel 2019, partecipando alla prima edizione del premio per la poesia inedita, per una raccolta inedita, e vinsi allora la sezione Opera Prima, e da allora ho avuto la fortuna di collaborare con poeti e poete, con artisti ed artiste, e di crescere insieme a loro. Ora sono giurata per la sezione fotografia e per la sezione prosa e sono certa che questa occasione del premio sarà la possibilità di nuovi spazi perché questa piazza rimanga aperta e dialogante, proprio come luogo della poesia e luogo di respiro.